A pochi passi da Piazza della Signoria a Firenze sorge il Palazzo delle Poste, una costruzione neorinascimentale inaugurata il 19 aprile del 1917, nel pieno della Grande Guerra. 104 anni, ma con una storia particolare che è persino più antica, addirittura dal 1903, con l'inizio dei lavori. 14 anni densi di vicende edilizie e burocratiche, prima di diventare sede delle Regie Poste, Telegrafi e Telefoni. La più controversa e interessante rimane la questione dei materiali per la costruzione. Prima venne scelto il travertino, più economico e malleabile, ma la città insorse. Questa scelta fu aspramente criticata dal mondo accademico fiorentino, perché a loro dire era assolutamente incoerente con l'ispirazione del progetto stesso. A questa ovviamente polemica non poté rimanere indifferente l'allora sindaco di Firenze San Giorgi, il quale decise di prendersi l'onere della modifica, per cui si passò dal travertino alla pietraforte. Oggi il Palazzo delle Poste è un punto di riferimento per i fiorentini. È ancora un ufficio postale in piena attività. Sotto il suo portico trova riparo l'amatissimo mercato dei fiori. E per frequentatori e clienti, ogni volta è come fare un salto indietro nel tempo. A 103 anni di distanza da allora, no, in un periodo altrettanto duro, con una difficoltà differente, la popolazione faccia ancora un riferimento veramente importante a questo ufficio postale, che durante tutto il periodo della pandemia non ha mai chiuso neanche un'ora. Quindi l'abbiamo avuto sempre pienamente operativo. Continua ad essere, nel suo splendore e nel suo essere pietraforte, un punto di riferimento secco e deciso proprio per tutti i cittadini di Firenze. E quindi questo mi auguro che sia l'ultima grande prova che il palazzo debba affrontare, no, e che si possa tornare a vivere veramente in serenità.